filo invisibile unisce storie di donne che, pur appartenendo a paesi e culture diverse, condividono lo stesso coraggio e passione nel portare avanti i propri progetti di vita ed emancipazione. Un mondo di donne è il racconto corale che fa emergere quel filo impalpabile che lega le speranze e gli ideali di alcune grandi donne del Novecento a quelli di molte donne di oggi. Sophia Loren è la figura femminile che ispira questa puntata. La sua storia può apparire un cliché, la favola di una ragazza di umili origini che scopre un giorno di essere una principessa amata e ammirata in tutto il mondo. Ma il fatto che la sua favola, dopo oltre 60 anni di carriera, non sia svanita nel nulla, è la prova del suo valore umano e professionale. Vittorio De Sica, nel 63, la definiva così. Come vedete, io non potevo mancare a questa manifestazione di simpatia, a questa festa a Sofia. Anzi, permettetemi di chiamarla mia Sofia, perché io amo Sofia, ma di un amore fraterno e di un amore, ahimè, paterno. Io ho avuto occasione di incontrarmi con Sofia sugli studi di Roma e di Napoli varie volte. L'oro di Napoli, di buona memoria, che mi dette la possibilità di conoscere questa giovine attrice debuttante, timida, volenterosa, forte e talmente dolce di carattere. Sofia ha una dolcezza che le proviene, non so, da quella sofferenza che lei ha avuto durante la sua giovinezza. La miseria insegna. Sofia stava ultimando le riprese di Ieri, Oggi, Domani, un altro film firmato da De Sica, il maestro che meglio di ogni altro ha saputo imporla più per la sua capacità recitativa che per l'indubbia ma riduttiva bellezza da sex symbol del tempo. Oggi altre donne come la principessa del Ruanda, Joss Umuganwa, ad Amsterdam, riescono a imporre le proprie qualità a dispetto del cliché suggerito da un titolo nobiliare. Nel 1994, in Ruanda, il mondo assistette distrattamente al massacro del gruppo Tutsi a opera degli Hutu. Prima di approdare in Olanda, 14 anni fa, Joss ha vissuto in Uganda, dove solo all'età di 15 anni ha scoperto di essere una principessa ruandese. Ho perso molti familiari, in chiesa hanno ucciso tutti. Tutto il mondo conosce quel genocidio. Ero sdraiata lì ed ero piena di sangue. Nessuno si è accorto che ero ancora viva. È successo molte volte. Sono venuti a casa ed hanno portato via tutti. Mia madre e tutti coloro che vivevano in casa con noi, incluso il personale di servizio, mi hanno lasciata indietro. Rimasi colpita e mi sono sempre chiesta come mai avessero deciso di lasciarmi indietro senza uccidermi. L'odissea di Joss si è conclusa ad Amsterdam, dove ha trovato sostegno umano e collaborazione per realizzare i suoi progetti a favore del popolo ruandese. Conosco Joss da diverse anni tramite la chiesa Crossroads. Sono stato presidente della nostra fondazione per circa 4 anni. Ho visitato il Ruanda un paio di volte per avviare dei progetti. L'idea di base era quella di dare lavoro alle vedove, in modo che potessero essere indipendenti, senza bisogno di assistenza. Se vivi la chiesa come comunità, scegli di condividere la tua vita con gli altri. Si condividono tutte le esperienze, le cose belle ma anche i dolori della vita. Joss ha condiviso le sue attività e i suoi bellissimi progetti in Ruanda. Facciamo in modo di vivere insieme cercando di dimenticare quello che ci è accaduto. Abbiamo iniziato a riconciliarci l'uno con l'altro.
Vogliamo perdonare per poter vivere in armonia. Noi forniamo a loro una casa dove possono vivere e li supportiamo con la terra, così che possano coltivarla e vivere in comunità. Cerchiamo di farli avere anche acqua pulita. Joss ha la grazia di una principessa, ma la sua vita, lontana dal cliché delle favole, la spinge a occuparsi di cose concrete per il suo popolo. Sono product designer e cofondatore di Village Pump. Village Pump è un purificatore d'acqua e una pompa portatile che viene azionata manualmente. Fornisce acqua perfettamente pulita e potabile fino a 500 litri l'ora. Quindi una sola pompa può fornire acqua potabile a centinaia di persone. Non riesco a ricordarmi nel dettaglio il modo in cui ho conosciuto Joss. Lei è apparsa improvvisamente. Joss è quel tipo di persona che quando c'è è molto presente. Nonostante Hollywood avesse consacrato Sophia Loren come diva, il suo carattere caldo e mediterraneo le ha sempre permesso di svincolarsi da quel ruolo stereotipato. Buongiorno Sofia, auguri per la televisione. Buongiorno, auguri. Anche noi seguiremo la sua giornata qui a Cannes, tutto quello che farà un'attrice per 24 ore. Grazie. È vero che è arrivata con 40 cappelli? Cosa me ne farei di 40 cappelli? Non è vero? No. Le che riparto domani sera. Comunque questo verde è molto bello. Grazie. A dispetto del successo internazionale, i suoi valori erano rimasti quelli di una donna normale. Neppure Joss vuole dimenticare le proprie radici e lo stato di bisogno delle donne e bambini ruandesi sono la sua opportunità per mantenere forte il legame con la propria terra. Amo questo macchinario perché non bisogna impiegare troppa energia. È molto semplice da utilizzare. Questo progetto è molto bello. Si chiama Donne al lavoro. Di solito l'acqua del fiume va bollita perché contiene batteri ed i bambini possono contrarre il colera. I bambini spesso sono malati o perdono molto tempo a cercare acqua potabile. È per questo che frequentano poco la scuola. Ricordo che la musica mi ha aiutato molto durante il periodo della guerra. Cantavamo spesso. Nostra madre ci diceva: ragazzi, voglio che mi cantiate una canzone. Era un modo per non farci sentire i rumori delle bombe. Quindi iniziavamo a cantare e dovevamo battere le mani. È vero che era un trucco per non sentire le bombe, i colpi di pistola, ma ci ha aiutato davvero tanto. Quel canto che l'aiutava a superare i momenti difficili da bambina, anche oggi ritorna a essere d'aiuto in occasione di eventi per la raccolta fondi. Joss mi ha contattato via mail. Ero sorpresa. Ci siamo poi incontrate in un bar di Amsterdam. Mi ha parlato dei suoi progetti, della sua vita, dei bambini in Ruanda e mi ha chiesto se volevo partecipare a un concerto per raccogliere fondi per quei bambini. Sono contenta che Joss, grazie alla forza della musica, si sta riprendendo dalle brutte cose che lei e la sua gente sono stati costretti a vivere. È di conforto. Quando mi sento giù posso cantare. Inoltre la musica ti fa sentire bene e ti fa dimenticare tutti i problemi che ci sono nel mondo. Ecco perché canto spesso per i bambini e canto altrettanto spesso anche per me stessa. Cantare fa bene allo spirito. Nel 68, dopo due gravidanze sfortunate, la Loren corona il sogno di essere madre. Se la sua battaglia per non essere considerata solo un sex symbol l'aveva già vinta sui set cinematografici, la maternità è l'occasione per ribadire la priorità dei valori familiari. Il successo, la gloria, l'Oscar, la ricchezza, cosa valgono oggi di fronte a quest'altro niente, capolavoro? Niente, proprio niente. La tua più bella interpretazione? No, è tutta un'altra cosa, non c'entra niente. È un capolavoro, guarda. Un capolavoro? Sì. Sì. È la cosa più bella che Carlo e io abbiamo fatto, credo.
scoprire il proprio talento per Sophia Loren, aiutare la propria gente dall'esilio per la principessa Joss Umuganwa, rappresentano le opportunità colte da queste donne per trovare la propria identità, un mondo di donne che sta lottando, ognuna a proprio modo, per un mondo migliore.